Buongiorno Professore Infante, grazie di aver accettato questa seconda intervista. Noi ci eravamo incontrati qualche tempo fa, è passato del tempo, sono successe tante cose, ma è successo anche che lei ha pubblicato un nuovo libro e direi anche con un editore importante, con Solfanelli, che merita veramente l'attenzione. Ecco professore, qual è lo scopo di questo, di questo suo libro? Questo è, come libro rappresenta forse la sintesi dei precedenti, eh, in quanto mh, amplifica argomenti che negli altri testi avevo mh, così, trattato di passaggio. E, in modo principale eh, il titolo è dovuto al fatto che eh, mi sono reso conto che a partire da un certo periodo storico in poi, eh, si è avviato proprio un movimento ideologico filosofico eh, atto a contrastare la filosofia tomista e la concezione tomista nel mondo, cioè il cosmo, il cosmo che avevano elaborato i filosofi medievali sulla base dei principi di non contraddizione, di finalità e di causalità, eh, fatti praticamente. La, la, il modello eliocentrico, la teoria copernicana, e tende a contraddire innanzitutto eh, il senso comune, la filosofia realistica del senso comune, cioè quello che la realtà vede per la filosofia atomista è fonte di verità e di luce interiore ed è anche la base dalla quale bisogna partire per elaborare un modello della conoscenza affidabile e certo. Eh, è chiaro che mh, mettendo in dubbio questo elemento, certo, principio basilare del, della logica e della conoscenza, perché l'ente il, il primo atto della conoscenza, mh, avviene attraverso l'ente, cioè la realtà, la materia che il senso percepisce, tagliando così il legame tra questo uh, rapporto fra ente e ragione, eh, si dà spazio poi uh, alla contraddizione. Eh, professore, quindi, questo è anche il senso del titolo che lei ha dato al libro. Il titolo è La crociata eliocentrica contro il senso comune. Ecco, prima lei parlava di medioevo, ma cosa intende lei esattamente per crociata eliocentrica e per senso comune? Sì, sì. E perché è così importante capire questi concetti? È importante, è fondamentale. Perché eh, dunque il modello eliocentrico si presenta delle critiche sotto tre aspetti quello filosofico quello scientifico e quello esoterico cioè non è un modello che è nato dalla, da un'esigenza scientifica non ha una base di osservazione reale infatti eh, la prima reazione che ha avuto è quella di è stato un netto rifiuto da tutte le parti però questa questa, questa idea che contraddice la realtà, come dicevo prima, è stata appoggiata nel corso del tempo, è scaturita diciamo da, dall'Italia centrale, da, da Firenze, dopo il Concilio di Firenze nel 1450, in totale 1450, quando Marsilio Ficino ha cominciato a tradurre i testi eh, che erano, sono stati importati eh, dall'Oriente. Poi c'è stata anche l'apertura della, della Biblioteca di Venezia del Cardinale Bessarione, e questi testi propugnavano le antiche teorie pagane. Le antiche teorie pagane erano centrate sulla figura del Sole, il Sole inteso come, non, non inteso come astro uh, mh, fisicamente uh, attivo, ma come entità spirituale uh, da onorare attraverso dei culti che avevano dei risvolti magici eh, più delle volte oscure e cruenti. Allora è partita la crociata perché attraverso, eh, attraverso il tempo questo argomento che non aveva fondamento scientifico è stato poi ripreso da menti diciamo pure eccellenti eh, nel corso del tempo e gli è stata data una veste scientifica. e C'è stata una catena, si può dire, periodicamente rivitalizzata a partire da Copernico, poi c'è stato Galilei poi c'è stato Caplero, poi c'è stato uh, Newton, poi c'è stato Einstein e tutta la scienza moderna cioè è importante perché da allora si è contrapposta alla visione della realtà realistica, quindi alla filosofia che, che riallacciava il cosmo a Dio eh, si è invece dato luogo a una, teoria, a una, una, una visione del mondo che è asettica senza rapporto con la trascendenza, che tende a negare anche il senso della realtà e che poi alla fine si è persa perché nella fisica moderna i fisici sono disorientati, a parte così la loro saccenza che sanno tutto loro, sanno spiegare tutto, ma in realtà non sanno più, che cosa, non sanno più quello che stanno facendo perché. All'inizio del Novecento l'atomo che si pensava fosse eh, l'elemento indistruttibile, riconducibile alle teorie di Democrito e eh, dei materialisti ellenici, si è visto che l'atomo invece non era quella, quel granulo indistruttibile ma si poteva scindere, decomporre. Hanno visto quelle particelle, neutroni, protoni, elettroni, che a loro volta si potevano scindere, non erano, non erano granuli duristi di materia. Ma erano, in certi momenti c'è il dibattito onde-particella, in certi momenti si comportavano come onde, in altri come particelle. A un certo punto Heisenberg, il primo Nobel per la fisica, ha riconosciuto e ha detto che le, le particelle sono delle pure forme matematiche, cioè quindi sono delle idee mentali, razionalizzate, e quindi la materia è scomparsa dalle mani di chi voleva indagarla. Ecco, lei prima ha detto eh, che poi gli è stata data, gli è stata data tutte quelle cose che lei ha detto, una veste scientifica, sì. quindi vuol dire che gli è stata data una veste scientifica, ma che non è scienza, eh, no, perché non è scienza, perché diciamo così, eh, contraddice la realtà. Quindi, è un'idea che viene elaborata mh, a livello teorico sul modello, cioè, perché Praticamente il modello Copernicano non funzionava perché non, non, non rispecchiava i passaggi planetari è dovuto intervenire Keplero ed aggiustare le orbite e renderle ellittiche. E già questo vuol dire che c'è stata un'elaborazione mentale a questo, a questo dato, non, non, non c'erano dati scientifici. La prova è che la Terra ruoti non c'è, non c'è ancora, i moti sono relativi. Eh, le esperienze si possono ribaltare in senso contrario. La, il pendolo di Foucault, l'ho già detto, l'ho già scritto diverse volte, e può essere anche interpretato come movimento dell'etere eh, rispetto alla terraferma. Eh. Ecco, ma qual è il filo, eh, un professore che lega questi presunti grandi della scienza cosmologica, come Copernico, Keplero, Newton... Sì. Qual è il filo conduttore che li lega tutti? Eh sì, secondo me è un filo, è un filo sotterraneo, eh, perché questi bene o male facevano, aderivano tutti a, a, ai movimenti esoterici che si stavano sviluppando um, in Europa, dall'Europa centrale, poi si sono propagati nel tempo. E sappiamo che i Rosa Croce sono son nati intorno al 1600 ufficialmente, e prima però Copernico diciamo, è stato forgiato da Filippo Bonacorsi. Bonacorsi era un umanista italiano che apparteneva all'Accademia di, di, di Roma fondata, da, cioè che praticamente eh, aveva, è stata sciolta poi da, perché stava organizzando un attentato alla vita di Papa Paolo II eh, fondato da Pompogno Leto. Pompogno Leto era allievo di Lorenzo Valla. Lorenzo Valla aveva dimostrato che praticamente la donazione di Costantino era falsa, quindi c'è stato un movimento contrario alla Chiesa che si è mosso e a partire da questi, da questi grandi personaggi, perché erano delle intelligenze eccezionali, però lottavano non a favore della verità, ma a favore del loro ideale, che era un ideale, ideale esoterico, volto a a indirizzare l'umanità verso un ritorno al paganesimo. Filippo bonacorsi che poi si è rifugiato in Bologna perché era stato bloccato, era stato il principale indiziato contro l'attentato a Paolo II, è stato accolto nella corte, nella corte polacca, è stato, ha avuto degli incarichi importanti, segretario di Stato, è stato lui il il precettore dei, dei, dei figli del, del re e poi fu nominato pure ambasciatore in Italia quindi c'è avuto lo smacco che è stato per dire che ehm, c'erano anche a livello euro, europeo c'erano delle corti che si erano coalizzate per lottare contro il papato nell'antica lotta fra papato e impero ecco, l'impero che lottava contro il papato e quindi eh, Copernico a sua volta era protettore, poi una volta divenuto famoso e affermatosi, di un alchimista Alexander von Schuster, che era allievo di Paracelso. E quindi non è che fosse uno scienziato come, intende, come si intende al giorno d'oggi. Sui libri di testo queste notizie vengono oscurate, vengono minimizzate, proprio perché sono a discapito di questi personaggi che sono invece esaltati come personaggi così inflessibili, amanti della verità, della scienza e per lo più vittime dello sconantismo presunto della Chiesa. E a Keplero anche era un pitagorico, perché Keplero è dovuto intervenire personalmente per difendere la madre che era stata accusata di stregoneria, una sua zia è stata, è stata condannata al rogo. A Keplero era stato impedito di prendere i Sacramenti, l'eucarestia perché era considerato un personaggio ambiguo. Così, diciamo, sì, ambiguo e anche compromesso con la, con la dimensione esoterica e alchemica. Ecco lei all'interno del libro: tratta, cioè, dà anche un profilo di questi personaggi, per esempio Galilei, Newton, Keplero, eh. eccetera. In generale, che cosa emerge da questi profili? Che lei ha tratto, ma che naturalmente nascono da fonti attendibili. Qual è il profilo di questo personaggio? E soprattutto rispetto a quello che diceva prima, io vediamo se riassumo bene. In realtà è una scienza costruita a tavolino e non attraverso l'osservazione, cosa che la scienza dovrebbe fare. Si sì. Sbaglio a dire una roba del genere? Sì, diciamo così che eh, te, quando si te, ti dice scienza, la scienza è vasta. Anche la fisica, ci sono dei settori della fisica in cui non si può levare nessuna critica perché sono infallibili. Uh, acustica, elettrologia, magnetismo, eh, insomma fisica classica. Cioè lì la conoscenza è diventata infallibile perché non c'è contraddizione fra senso, tra esperimento e interpretazione con Limano. Ma eh, nella teoria eliocentrica c'è la contraddizione di fondo. Cioè, che quello, I sensi non vedono il, il movimento, non, non percepiscono la rotazione della Terra, vedono soltanto la trattazione del Sole. Cioè, nella Terra, eh, quello che il senso vede, il movimento del Sole, e la stabilità della Terra. Quindi, se, se si nega questo dato della percezione, è chiaro che si costruisce una scienza che può essere vera, però teoricamente, ma non è più reale, non è più una scienza reale. Se cioè, si pensa... Alle, alle leggi di Keplero, le tre leggi di Keplero. Una dice che le orbite sono ellittiche, le altre stabiliscono le velocità dei pianeti. Ecco, la Terra, secondo Keplero, non si muove a velocità costante intorno al Sole, ma l'inverno accelererebbe ed estate rallenterebbe. Però noi rispetto al Sole vediamo una velocità di rotazione costante. Noi vediamo che il Sole si muove sempre in spazi uguali e in tempi uguali. Non vediamo che accelera o decelera nel cielo. Quindi c'è una contraddizione che non è mai stata messa in evidenza, nessuno ha voluto mai pensarci. Nessuno... però insomma, a me sono apparse delle contraddizioni evidenti. Quindi, non è tutta la scienza da condannare, per carità. No, no, mi riferivo in particolare a questa scienza cosmologica. Sì, ecco. certo, sì. sì. Al modello eliocentrico, sì, perché sì. poi dopo è nata tutta l'astronomia. Poi, dopo l'universo, è stato spezzato: con l'intervento di Einstein, eh, l'universo è diventato come un quadro di Picasso, tutto scomposto e scretolato, perché si è stato tolto di mezzo l'elemento unificante che era la luce. Una volta che si dà alla luce una velocità costante di trasmissione, è chiaro che. Eh, la percezione che noi abbiamo non è più quella che si potrebbe avere. Eh, su Einstein ci torniamo, Einstein ci torniamo tra sì. poco. Intanto, le dicevo che lei nel libro eh, proprio traccia un profilo di questi personaggi. Sì. E le dicevo già, eh, Copernico, sì. eh, Galilei, Cheprero, Newton, che cosa emerge? Lei dedica molte pagine a sì. questo. Che cosa emerge? Che cosa emerge da questi profili che lei traccia? Di questi personaggi. Sì, emerge la loro ambiguità. Emerge il fatto che loro erano collegati, se non proprio così, perché questo non lo so perché non ho i documenti in mano, ma da un punto di vista ideologico, erano collegati a questa rete, a questo movimento anticristiano che si è propagato nel tempo. E non erano liberi pensatori, erano pensatori assoggettati a questa ideologia di fondo che hanno preso per buono, eh, eh, diciamo così, eh, parlando nello specifico, eh, le, il modello eliocentrico e lo hanno elaborato perfezionandolo dal punto di vista teorico mh, di volta in volta. A prescindere, non, ha, non, hanno, non hanno messo in evidenza il fatto della, della contraddizione con i sensi, il fatto che non ci siano prove reali per, eh, per dimostrare questo moto. E quindi la loro ricerca è stata una ricerca, a mio avviso, deviata. È chiaro che hanno avuto dei risultati importanti, ma sono impo risultati che sono decaduti nel tempo. Quindi nel fatto della rotazione della Terra, possiamo dire che è fantasia, non è? Ma la Terra ruota nella mente degli uomini, ecco, eh. ruota nella mente degli uomini. No nella realtà. <ride> nella realtà ma, eh, come si fa a dire che la Terra ruota? Eh? E poi sono velocità anche non trascurabili, eh? Forse, eh, non sono velocità minime, sono velocità di rotazione, traslazione, accelerazioni che non si notano, che non si misurano. Ecco, dal punto di vista umano, perché poi anche questo è importante, sì. dal punto di vista proprio umano, lei dedica anche delle pagine a raccontare qualcosa della vita, diciamo, privata sì. di questi personaggi affinché ciascuno si faccia un'idea, diciamo, da quale fonti arrivano queste, queste teorie. Sì. Ci può dire qualcosa, anche in questo caso, magari riassunto, che cosa emerge dall'indagine Ma... documentata, ovviamente, sì. Sì. della vita anche privata? di questi sì, personaggi. Eh, emerge il loro lato nascosto, che è stato quello sottaciuto dai manuali. C'è questo risvolto scuro, sia di Keplero poi di Newton. Newton è stata una personalità eminente, grandissima. Però ha avuto legami eh, con la Massoneria nascente in Inghilterra. c'è cioè John Bale è, un, è uno storico della, della Massoneria, che afferma che lui era proprio un massone. E, um, ha patrocinato la formazione della Loggia d'Inghilterra di Londra del 1717, lui era. Rispetto a Teofilo Desaguliers che ha scritto insieme ad Anderson le Costituzioni, lui era, diciamo così, il padrino eh, di, di questo Desaguliers e quello che lo guidava è stato mh, a, a padrino dei figli, eh, era molto intimo. Quindi Desaguliers che è stato quindi uno de, de, dei formalizzatori de, delle costituzioni massoniche, era legato a Newton e la sua fortuna fu proprio perché eh, egli cercò di dare alla teoria della gravitazione newtoniana un significato politico. Nelle sue assemblee rivolte ai nobili, non certo ai popolani, Egli faceva vedere come il sole rappresentava l'autorità politica del nobile i pianeti erano le persone che dovevano essere assoggettate ai voleri del re quindi in un rapporto di forza e quindi Newton a parte che poi era stato legato per dieci anni con, ha avuto un legame con De Fazio è stato, che quando questo legame con questo con quest'uomo che era praticamente si dice che fosse addirittura una spia in inglese che basticava per le corti europee quando questo legame è sciolto Newt ha avuto un forte salimento legame di che tipo scusi? Eh, eh, si parla di un legame di una forte amicizia eh, sì un po' equivoca un po' secondo eh, da quello che ho letto da quello che ho capito io sì, però dipende sì. no no era solo per chiarire sì, non sì, per sì, giudicare sì. ci mancherebbe no ah, no è stato sì, aveva questo, questa tendenza è entrato in crisi è, è stato direttore della Zecca quando lui è stato direttore della Zecca ha condannato a morte 28 persone 28 uno di questi l'ultimo L'ha condann fatto condannare perché accusava Newton e altri complici che erano loro, quelli che sottraevano gli incassi della zecca, rubavano loro. Allora per farlo tacere Newton, diciamo così, si dice. Che abbia, mh, abbia messo in scena il processo e alla fine è riuscito a farlo condannare a morte. Ecco, il libro presenta, mh, presenta molta, mh, sì. mh, molte pagine della vita di questi personaggi, poi ciascuno leggendo sì. il libro sì. si, può farsi, si, sì. può, si può fare un'idea. Io invito veramente a leggere il suo libro perché l'ho trovato. Sì. un libro ricco di prove e di cose che francamente non conoscevo. Ecco, rimanendo a Newton, lei scrive che la teoria newtoniana della gravità sì. ormai è superata, vabbè che era sì. già superata, mh, mh, Alberto Magno già diceva sì. come stanno le cose, quello ha detto anche San ma che cosa è stato teorizzato al posto della teoria di Newton? Eh, sì, è stata l'evoluzione della fisica, eh, eh, cioè, la, la, il concetto stesso di forza è stato, è stato demolito, non si parla più di, di forza, ma di campi di forza con Maxwell. Eh, poi eh, praticamente è stato proprio Einstein, la teoria di Einstein, che ha parlato di gravità, di gravitazione come deformazione dello spazio-tempo, cioè i corpi non si attraggono, ma è lo spazio-tempo che li circonda che fa in modo che uno ricada verso l'altro e viceversa e che si mantengano. Eh, sono concetti mm, mm, più elaborati, astratti, ma il concetto di forza a distanza che ha tirato fuori Newton, che aveva anche delle interpretazioni magiche perché non si capiva come due corpi eh, potessero agire a distanza senza contatto, è stato, diciamo così, è stato abbandonato col tempo. Ecco, lei parla anche di materia oscura nel libro. Ci può spiegare che cos'è e qual è la sua importanza e come si pone la cosiddetta scienza, parliamo sempre sì. di cosmologia, ovviamente, rispetto a questa materia sì, oscura? E la materia oscura è quella parte di materia che non si riesce a vedere che ci dovrebbe essere, per dare giustificazione a tutto il quadro cosmologico esistente. Praticamente, mentre una volta eh, nella cosmologia veniva fuori un quadro ordinato, in quanto diciamo così. Eh, i corpi prendevano delle posizioni nello spazio, una posizione ben determinata della loro natura, i corpi pesanti verso il basso e, e man mano si accavalavano fino poi a, al, al fuoco, che, alle sostanze etere, che erano, ver, erano così, che tendevano all'alto con la cosmologia Moderna, quindi il concetto di materia oscura. Eh, si è tentato di giustificare l'espansione dell'universo, eh, lo spostamento verso il rosso delle galassie, eh, tutti argomenti che sono nati da, questa, diciamo così, da, questo, da, questo, eh, da questo passo iniziale, cioè che ha, ha spostato la conoscenza dalla reale alla razionale. Cioè elaborando razionalmente l'universo non si arriva alla fine, ma si proseguirà sempre verso l'infinito. Non si arriva a, a stabilire un modello finale, armonico, come erano riusciti nei, nei millenni precedenti le, le varie civiltà, perché ogni civiltà esprime un proprio modello cosmologico. Il nostro è un modello confuso e scomposto, dicevo, come un quadro di Picasso, che per carità è bello, però... Eh, bisogna Ma... anche interpretarlo <ride> eh, ecco ehm, lei parla molto anche di, di Einstein nel, nel suo libro eh, Einstein, Einstein pare che eh, confidò che la sua teoria della relatività era uno scherzo ben riuscito sì. cosa può dirci in proposito <ride> professore è una battuta eh? Einstein era un burlone mi faceva scherzare eh, una volta um, aveva... Ho trovato, perché io poi non è che abbia, ho forse leggendo, ho, 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 ho trovato queste notizie. Per, scherzando, ha detto che la sua era una, è stata uno scherzo ben riuscito perché eh, la gente, così, forse l'aveva la sopravvalutata. E di difatti, in un'altra occasione, aveva detto anche di essere, si autodefinì come un, un imbroglione involontario. Perché non riusciva a spiegarsi tutto questo interesse verso una teoria che era prettamente scientifica. In effetti, eh, diciamo, nessun'altra teoria è stata così eh, ripresa dalla stampa, dall'opinione dall comune, dalla cultura, come la teoria della relatività, che già in partenza ha avuto un nome che non le corrisponde perché la teoria della relatività c'era già con Galilei, la relatività galileiana, cioè quella è una teoria che, diciamo così. È, è valida per le particelle ad alta velocità, non per la realtà normale. Einstein stesso confessò e disse che eh, la velocità nella luce nelle condizioni ordinarie è praticamente infinita. Eh, quindi, se è infinita, vuol dire che. Eh, quello che lui invece ha dedotto e elaborato con la teoria, col secondo principio, vale non per la realtà ma per un determinato settore specifico della fisica. Ecco, da questo settore poi invece si è allargato e si è fatta una teoria che sembra generalizzata e valida per tutti, anche per la nostra realtà. Ma se nella, nella nostra realtà, come dice Einstein, la velocità della luce è infinita, eh, allora noi quando vediamo il Sole lo vediamo per quello che è. Ci vuole un po' approfondire questo, questo concetto del, del, dell'anno luce, con, sì. come, come, eh, com, come misuratore, che in realtà non è un misuratore, non è stata mai misurata questa... Sì. Eh. Questo, ci, ci può spiegare questo concetto molto molto importante sì. e poi magari il concetto di voto di, di Einstein, che comunque anche quello ha, sì. ha parecchio... Ha parecchia importanza, prego. Il concetto di cioè, l'anno luce è divenuto un metro, un metro per misurare l'universo, a distanze incognite. Ora, mentre noi vediamo, sappiamo che il metro lo tocchiamo, sappiamo che questo è lungo 25 cm e misuriamo e riportiamola tante volte finché ricaviamo la lunghezza finale, noi dell'anno luce facciamo una proiezione. Proiettiamo un'entità ideale, perché è un numero che noi abbiamo elaborato, abbiamo fissato che la luce in un secondo si propaga di 300.000 km. Diciamo proiettiamo questo nello spazio e otteniamo una distanza, però lo spazio è una, è una dimensione reale concreta. E mentre invece l'anno luce è così determinato è un metro mentale, non è un metro reale, cioè non esiste un raggio di luce. Lungo 300.000 chilometri, è, è, è l'uomo che ha stabilito questo limite. Il secondo principio di Einstein, che è venuto un po fuori, così mm -hmm. un principio senza dimostrazione. Eh, un premio nobel della fisica di log logica, eh, Brickmann, diceva che la luce che viaggia è un'invenzione, in realtà la luce non, è, non viaggia, è immediata, è l'uomo che la resa ha voluto materializzarla e renderla come un treno che viaggia nello spazio a una determinata velocità. Ma nella realtà questo non corrisponde al vero, perché la luce ha un effetto immediato. Quando si vede il cielo e le stelle, noi abbiamo la percezione di contemporaneità: non è che ci mettiamo a pensare che la stella non esiste più perché è distante 3 miliardi di anni di luce, quindi la luce è una luce vecchia. Cioè, noi abbiamo una percezione di immediatezza, il cosmo è, è contemporaneità con quello che si vede, altrimenti è, è tutto smembrato, l'uomo arriva nella, nel disorientamento che è quello che caratterizza l'epoca attuale. Quindi anche queste distanze che ci vengono dette in realtà... Ma sono distanze numeriche, secondo me hanno, sono immaginari, non ci faccio nemmeno più caso. Avvicini un po' il microfono. Non ci faccio nemmeno eh. più caso perché penso siano fondate così... sono numeri che, che senza significato... 300 tre anni, anni luce... 3000 anni luce... cosa significa? Non, so, non sono distanze incolmabili... al di là della comprensione... cosa voglio dire? cioè non, non hanno un non sono 300 chilometri... hanno un valore indefinito... ma quali conseguenze ha questo? professore scusi... Eh, questo... Le conseguenze sono quelle che noi ci troviamo, la conoscenza si trova in un deserto, si continua ad andare avanti secondo la direzione intrapresa, ma a un certo punto bisognerà fermarsi e dire bah fermiamoci, cerchiamo di capire quello che abbiamo trovato, perché c'è una crisi di comprensione, ci sono tanti risultati scientifici, ma il problema è comprenderli, il problema delle particelle, l'onda particella, il problema delle galassie, dell'infinità. È un problema. Sono spazi aperti che esulano troppo dalla, dalla comprensione umana. Eppure oggi queste cose vengono date per scontate, ma scontate non sono affatto, mi pare. No? Beh no, vengono date per scontate, perché la scienza non si dà la zappa sui piedi. È chiaro che è orgogliosa di quello che ha fatto e continui pure a procedere sulla sua strada. Io dicevo che se invece si vuole definire un modello che abbia fondamento nel reale, si deve partire non dalle basi che ha utilizzato la scienza, ma dalle basi della metafisica. E allora si può costruire un modello che abbia poi anche dei risvolti teologici, perché la, la, la scienza, l'eliocentrismo, così com'è, non è conciliabile con, con la filosofia cristiana. Okay, Mi pare che Einstein stesso diceva che ormai la scienza è diventata un monopolio degli esperti di un'elite. E che è diventato un complesso labirinto matematico, appunto di esclusiva competenza di questa, chiamiamola così, ma non so da dove origina questo nome: del, dalla, della comunità scientifica. È diventato qualcosa di elite. Sì. Lo, lo diceva chiaramente. Questo che, che cosa vuol dire in pratica, professore? Eh, vuol dire che è una scienza di elite, agganciata anche al potere, e quindi eh, riservata, esclusiva. Il giorno oggi beh, è sempre più ogni settore è diventato sempre più specialistico. Non si ha una visione globale del tutto, ma si hanno visioni particolari. e Per addentrarsi c'è bisogno di attraversare canali. Eh, molto, molto raffinati, molto complicati. Mi pare cioè, poi che sempre Einstein negava l'esistenza dell'etere. Insomma, che, che, qual era l'idea di di, sì. di Einstein sul vuoto. Su Ma praticamente con Einstein l'etere è stato messo fuori eh, fuori gioco. Diciamo così non conta più. Perché eh, <coughs> si è dimostrato con l'esperienza di Markelson Morley, che non esiste il vento d'etere. Cioè andando in un senso o in un senso perpendicolare nello spazio, non si trova una corrente contraria. Quindi, mentre qualcuno ha timidamente cercato di interpretare questo esperimento di Michael Sommori come prova della, della immobilità della Terra, invece la fisica classica, la fisica poi relativistica, l'ha inteso come, come contrazione degli intervalli spazio-temporali, si dice non si è trovato il vento di etere perché le distanze si contraggono nel senso della relazione e il tempo anche rallenta. Per questo motivo non si, hanno, non si sono trovate discrepanze delle velocità della luce rispetto all'etere. E quindi l'etere è stato eliminato. Eh. Quindi se noi mettiamo insieme eh, Galilei. Copernico, Caprero, Newton. Sì. A quale conclusione arriviamo, professore? A quale conclusione sì. praticamente cioè, loro hanno, hanno preso questo, questo, questa, questa direzione, diciamo così, epistemologica? che è partita, scaturita non da basi scientifiche, ma da basi ideologiche, l'hanno portata avanti. La conclusione è che la fisica eh, moderna si trova in uno spazio metafisico, paradossalmente, si trova in uno spazio metafisico perché non capisce più quello che trova. Appreso, ci sono anche tendenze mistiche, interpretazioni mistiche o pseudomistiche della realtà. Um, in base proprio alla fisica quantistica, perché le, le conclusioni della fisica quantistica cozzano in modo uh, evidente con la logica comune, quindi um, la fisica è arrivata. Come dicevo prima, è un momento di disorientamento e di, di crisi di comprensione perché non capisce più quello che ha, perché è, diciamo così, ha intrapreso in questo settore cosmologico e eh, non, non tutta la scienza. Certo, certo. Stiamo, stiamo parlando di questo, certo. della teoria oliocentrica che certo. è il fondamento di tutto. Non, è partita, non essendo partita da un dato reale da basi reali si trova così a elaborare congetture matematiche sempre più elaborate ma anche sempre più vuote di significato reale e concreto non c'è più corrispondenza con la realtà quindi abbiamo a che fare con modelli anziché con la realtà abbiamo a che fare con modelli come diceva Heisenberg sì, noi abbiamo a che fare con modelli matematici e non più con la realtà, e non più con la realtà. che non contengono la realtà nonostante in tanti casi i sensi proprio ce lo dicono, che le cose stanno diversamente, cioè la realtà smentisce questi modelli. Sì, per la realtà sì, però d'altronde è un'elaborazione che hanno portato avanti nei secoli, e queste sono tutte menti eccellenti, uno più, più grande dell'altro a livello di valoriale, come capacità matematica, di teorizzazione, sono menti eccellenti, però hanno preso questa, questa direzione anche perché non erano, come dicevo, menti libere. Ma erano condizionate da, da, dall'ideologia di fondo. Il fatto che Einstein appartenesse alla, alla massoneria, eh, Io quando l'ho letto, mi sono stupito perché insomma era, era il simbolo dello scienziato libero, così libertario, contestatore. Poi si mette il Gremlulina che domani va a fare le manifestazioni con i massoni eppure l'ho trovato scritto l'ho riportato nel testo da due, due grandi maestri dell'alloggio poi basta fare, cercare sui massoni celebri su internet che si trova Einstein cioè per dire la teoria di Einstein quindi, non rispecchia più la realtà ma rispecchia la sua ideologia difatti eh, il principio di relatività è un principio massonico in cui l'assoluto non, non esiste la verità assoluta non esiste è relativa agli osservatori, alle idee. Quindi il filo che, che unisce tutti questi personaggi è appunto questo. Ci presentano modelli in sì. contrapposizione alla realtà. Con realtà. Quindi, Quindi è una negazione della realtà. Sì, alla fine, in termini, in termini crudi, è questo. Sì, C'è il nichilismo. fatto il nichilismo della filosofia attuale è questo. Ha confortato anche della scienza. C è come se ci fosse tutti incanalati e si date l'appuntamento verso l'epoca attuale che è un'epoca in cui ormai siamo allo sbando in tutto quasi e ci sono le doglie del parto probabilmente dovrà uscire qualcosa di nuovo qualche idea nuova qualche valore nuovo un ritorno nuovo che domani torna il signore io la ringrazio personalmente di questo suo libro che lo ritengo veramente mm. straordinario ma non lo faccio tanto per dire l'ho letto 4-5 volte me lo sono studiato veramente mm -hmm. bene, in certi passaggi è veramente, insomma c'è da, da porsi tante domande, come abbiamo fatto a credere a tante sciocchezze, questa era, era la cosa di cui io accuso me stesso, come ho fatto, eh. vabbè adesso magari sono anni che non ci credo più, sì. ma come cavolo abbiamo fatto a credere a queste sciocchezze, sì. come fanno menti eccelse anche a credere a questa, questa montagna, di, sì, di, 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 di sciocchezze perché le, poss le possiamo definire tali. Sono modelli costruiti a, a tavolino che contraddicono la, la realtà eh, che noi possiamo osservare, che noi possiamo vedere anche con i nostri occhi. Eh, ripeto, il libro del professore è edito da eh, Solfanelli. Sol professore, sì. ci può far vedere la copertina? Sì, certo, non stiamo certo. facendo, eh certo, non stiamo facendo marketing <ride> perché veramente vi no, invito a leggere questo libro che fare. rappresenta rappresenta veramente qualcosa di importante ci fa capire tante cose e ci fa capire eh, qual è la montagna di modelli che ci hanno messo davanti e che noi consideriamo scienza ma che almeno in mm -hmm. questo caso parlando di eh, scienza cosmologica in realtà scienza non è vogliamo aggiungere altro professore vuole aggiungere altro no, ma... magari ancora qualcosa su, su questa negazione del senso Comune e a che cosa porta? Eh, questo è stato detto, l'ho detto praticamente. Noi portiamo, a, arriviamo ad avere un cosmo che non è più regolato da principi di finalità, di conseguenza, di, di causalità e quindi. Praticamente rispecchia la crisi dell'uomo moderno, della moderna, che è attratta così dalla, dalla, è super, è diventata superficiale, è attratta dalla tecnologia, da tante, eh, da tante innovazioni tecnologiche, e, e crede che attraverso queste eh, invenzioni tecnologiche si uh, sia abbia anche una evoluzione della mente in realtà la conoscenza interiore rimane sempre in crisi e molto latente nelle persone. Quindi praticamente noi ci troviamo in una società che non ha più uno scopo, anche la vita stessa di molte persone non ha più uno scopo, perché diciamo così, c'è una crisi di conoscenza. Grazie professore e Beh, alla prossima mi auguro vabbè. che ci sarà una prossima occasione. Eh vabbè, speriamo. Grazie, grazie ancora. Grazie. 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 grazie.